Il trattamento osteopatico si avvale di un percorso individuale che considera la persona nella sua totalità, mirando al ripristino di una corretta funzionalità e stimolandone la capacità di recupero della funzione stessa. In prima istanza, un osteopata ascolterà il motivo del consulto del paziente, porrà nel dettaglio domande sui suoi sintomi, sulla sua storia medico-clinica e il suo stato di salute generale, considerando l'eventuale valutazione effettuata da un medico specialista. Ciò al fine di escludere eventuali condizioni e fattori di rischio che rappresentano delle controindicazioni o il cui sintomo in presentazione necessita di un eventuale approfondimento nell'ambito medico prima di essere sottoposti a un processo di valutazione di trattamento osteopatico. Il processo valutativo si focalizzerà sulla funzionalità del sistema muscolare scheletrico attraverso contatti manuali mirati a identificare aree di tensione o rigidità che aiuteranno l'osteopata a capire e valutare la condizione del paziente. Al termine della valutazione, l'osteopata discuterà col paziente il risultato, proponendo un piano di lavoro idoneo alla sua condizione e condividendo con lui i benefici, i rischi e gli obiettivi da porsi. L'approccio osteopatico, a seconda della necessità, dello stato di salute e della condizione del paziente, si serve di diversi tecnicismi che favoriscono e stimolano un corretto funzionamento dell'area cervicale, considerando anche approcci su altre aree non apparentemente correlate col sintomo. Essendo una pratica centrata sul paziente, il numero di trattamenti dipenderà dalla condizione. L'osteopata monitorerà gli eventuali progressi e rivedrà il piano di lavoro a seconda dell'evoluzione del sintomo.